tagliare a zero i capelli a Belen. Ragazzi, ma siete pazzi? Mi dico, Orlando Junior può fare una cosa del genere, ragazzi. Andiamo a casa e taglieremo tutti i capelli a Belen. E le raseremo i capelli a zero, davvero, davvero delinquente. Mettiti pure all'azione. Non vi azzardate ad andare alle vostre mamme di notte e tagliarle tutti i capelli con questo, perché in questo caso avreste tutta la mia stima. Mio Dio, è pelata! Ragazzi, è pelata! È come una palla da biliardo! Facciamo una foto che... Togli il rasoio! Ragazzi e ragazze, o meglio dovremmo dire pagliacci e pagliacce, qua è Omega e benvenuti tutti quanti in questo nuovo video della vita reale da bambino con il nostro Ronaldo Junior. Perché attenzione, si prospetta un episodio diverso rispetto al solito, perché Ronaldo farà una cosa che non ha mai fatto. Cioè ragazzi, pensate voi, Ronaldo Junior, questo episodio taglierà i capelli, tutti i capelli. Cioè penso sia la cosa più brutta per una donna vedere una cosa del genere. Comunque vedremo ragazzi, quindi invito a non perdere il video, a guardarlo fino alla fine, perché fidatevi, fidatevi che... spaccata la mano, fidatevi che vi piacerà. Voglio parlarvi un attimo di una cosa a cui ci tengo molto. In descrizione trovate una lista di Girada che è stata appena aperta, che si chiama Girada Standard. Ci sono anch'io dentro il gruppo, quindi se entrate trovate anche me. E entrando nel gruppo, ragazzi, potete acquistare i prodotti più velocemente possibile, perché è stata appena aperta. Quindi appunto vi invito ad entrare adesso per trovare iPhone X a 300 euro, PS4 a 100 euro, e tanti altri prodotti. Per cui sbrigatevi, perché chi prima arriva prima compra i prodotti. E soprattutto sapete che ci sono anch'io dentro, quindi potete stare tranquilli e potete fidarvi. Quindi mi raccomando, link in descrizione del canale Telegram, entrateci. Prima di passare al video, ragazzi, che attenzione se non vi saluta, alcuni di voi si sono pure incazzati, voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto Sonny Garozzo che mi scrive: mi saluti, mi chiamo Erika Escher. Grande Erika, bella qui per Omega, per te, e ti saluto. E saluto anche Samir Giovi che mi scrive: bella Omega, sei migliore, continua così. Grazie Giovi, bella anche per te da casa. Ti saluto e grazie per il tuo commento. Yeah. Mentre ragazzi, se anche voi volete essere salutati da me nei prossimi video, in tutti i prossimi video, vedere anche altri spoiler sui prossimi video, quindi vedere che episodi ci saranno e tutto il resto, mi raccomando, venitemi a seguire su Instagram, lo trovate qui e in descrizione. Mi raccomando, passateci ragazzi, in questo modo avrete la possibilità di essere salutati da me. Mi raccomando, passateci. Se no, parte lo sclero. Bene ragazzi, eccoci qui, siamo il nostro Ronaldo Junior, il nostro personaggio perfetto. Vi ricordo che in descrizione ragazzi trovate le maglie ufficiali fino al 1° aprile di Ronaldo Junior e suo padre, in edizione super limitata fino al 1° aprile, che sono state rilasciate proprio ieri. Quindi raga, mi raccomando, compratele perché sono limitate, al 1° aprile spariscono, quindi è solo per voi sta cosa. Bene, se ricordate abbastanza quello che è stato detto ieri, nostro padre ragazzi, Cristiano Ronaldo, ci ha raccontato del suo passato e ha anche menzionato nostra madre. Sì ragazzi, la madre, sì, quella di Ronaldo Junior, quindi non Belen, non Jasmine, quella da cui Ronaldo è, insomma, la madre di sangue. Cosa di sangue, porca miseria, cosa genetica, insomma avete capito, no? E quindi ragazzi, penso che Ronaldo Junior sia venuto un po' la malinconia di conoscere sua madre chissà dove, e vuole mandare via Belen di casa. Non penso che adesso Ronaldo Junior, dopo sta storia, voglia qualche altra donna in casa. Ragazzi, Albert, Francis, sentite una cosa, Alex e Francesca, vi devo chiedere una cosa. Devo mandare via Belen di casa? Francesca dice di no. Come no? Lo so che è bella, però raga, devo mandarla via di casa. Ragazzi, Ronaldo Junior sembra essere proprio convinto di voler trovare sua madre Samantha chissà dove, allo Santos. Questo dipende soltanto da voi se spolliciate il video. Raga, mi raccomando, spolliciate sto video, mi raccomando, per la mamma di Ronaldo Junior, dai. Ragazzi, secondo me si sono completamente impazziti. Albert e Francis mi stanno consigliando di tagliare a zero i capelli a Belen. Ragazzi, ma siete pazzi? Cioè, scusate, penso che ci sia qualche ragazza che sta guardando questo video, no? Ragazzi, se vi tagliassero tutti i capelli a zero, perché per una donna penso i capelli siano importanti. Tipo, se mi tagliano a me a zero, sì, vabbè, mi incazzo, però niente di che. Ma per una donna penso sia la cosa più importante. Ragazzi, non potete chiedermi di tagliare a zero i capelli di Belen. Siete impazziti, per caso?
cazzo, no, non se ne parla proprio. Però ragazzi, se noi facciamo una pazzia del genere, perché solo il Medicorrento Junior può fare una cosa del genere, ragazzi, Belen andrebbe via di casa sicuramente, incazzata con noi. E non so se immaginate la sua reazione. Fortunatamente Belen non conosce Molotov ed RPG vari che Ronaldo Junior si è comprato di nascosto. Ragazzi, siete dei geni. Ti amo tutti. Scusate, raga, devo scappare. Oh, scusi, signor. Ma dove l'ho guidata per poco. Sì, ragazzi, ci sto un botto. È deciso. Andiamo a casa e taglieremo tutti i capelli a Belen. Vabbè, ragazzi, se me ne sono andato in un modo un po' brusco. Ragazzi, dovete capire, Ronaldo Junior mancherà sua madre. Cioè, come vi sentireste voi se dopo 16 anni vostro padre vi parla per la prima volta di vostra madre? Quella vera, da dove siete usciti, la vostra vera madre. Per cui io penso che Ronaldo Junior sia un po' malinconico. Quindi ragazzi, andiamo subito a casa. Io sono stanco di sti semafori che durano 3 ore. Andiamo a casa, piano. Oddio, piano Ronaldo Junior. La Lamborghini non si infama. Dai, sto semaforo rispetto però. Ok ragazzi, sono cercato di arrivare, cioè ho cercato di arrivare il più presto possibile a casa, perché ragazzi sono super gasato per questa cosa. Vediamo un po' che ore sono. Sono le 9. Ok, ora dovremmo cenare. Dove loro hanno già cenato, raga. Io sapete che mangio a cacchi miei. Cioè Ronaldo Junior, raga, è trasgressivo, mangia quando vuole lui. Quindi ragazzi, ora aspetteremo che mamma e papà vadano a dormire. Mamma e papà, Belen vada a dormire, ragazzi, e le raseremo i capelli a zero. Davvero, davvero delinquente Ronaldo Junior, ma sei sicuro di voler fare questa cosa? Ragazzi, non so, ragazzi, penso sarà un po' incazzato. Intanto vediamo se sono qui o sono usciti. Ok ragazzi, allora, a quanto pare Ronaldo e Belen sono di fronte a noi. Si stanno tenendo la mano e stanno guardando il tramonto, non so che è. Ma io ragazzi so, attenzione, sono pure messi le candele. Forse vogliono fare una cena romantica. Ronaldo Junior può rovinare questo momento eccezionale. No ragazzi, non possiamo dare sospetti, perché vi ho già detto che dobbiamo tagliarle i capelli. Sarà epico. Quindi ora sapete che facciamo? Andiamo a sdrogheggiare nella mia cameretta e scherzare. Andiamo un po' a fare qualche altra cosa, ragazzi. E come arriva notte, quindi siamo sicuri che vanno a dormire, ragazzi, le taglieremo i capelli a zero. Se, guarda Ronaldo Junior. Se. Ok, basta Ronaldo Junior, vai un po' in camera tua. Ok ragazzi, fuori è buio pesto, non quello che si mangia ovviamente. E vediamo un po' che ore sono, anche perché papà domani ha gli allenamenti. Sono le 23:41. Beh ragazzi, direi che è ora. E ora io ho mangiato qualcosina, vedete, ho lasciato il piatto qui a terra. Ronaldo Junior, non si guardano le cose di Playboy. Ma tacchione, se diciamo a Ronaldo. Ci siamo, papà dovrebbe avere un rasoio da qualche parte. Insomma ragazzi, taglieremo a zero. Cioè voi vedrete domani mattina Belen pelata. Raga, voi dovete spogliare questo video. Assolutamente, non me ne frega niente, perché Ronaldo Junior è maledizione la prima volta che fa una cosa del genere. Anche Jasmine ha fatto una cosa del genere, ragazzi, ha tagliato i capelli a zero. Grazie, ma voi sapete che Steve, ancora voi non ci credete. Ok, allora diamoci una mossa. No, forse conviene entrare dalla finestra, perché sennò la porta fa rumore. E vediamo un po' se mamma e papà sono a letto. Ok ragazzi, è buio pesto quello che si mangia e non si vede veramente niente. Ditemi se vi piace il pesto nei commenti, raga, a me piace tanto. Ok, allora vediamo un po' se mamma e papà stanno dormendo. Allora, siamo fortunati, stanno dormendo e Belen sembra dalla parte di Ronaldo. Ok Ronaldo Junior, forza, adesso vai a prendere il rasoio dal bagno e ti prego rasa la zero, per favore. Ma raga, guardate che sorto di rasoio che prendiamo adesso. E poi papà c'ha quello sotto di rasoio da qualche parte. Prendo Giulia, ma cos'è quel coso? Non è un rasoio, è una fottuta arma. È arrivata l'ora della vendetta. Ora Ronaldo Junior con sto sorto di cosa che ancora non ho capito che cos'è. E rasera i capelli a bene, ragazzi, siete pronti? 3, 2, 1. Vai Ronaldo Junior, fallo. Ok ragazzi, non so voi, ma secondo me Ronaldo sta rischiando un po' il culo, perché se suo padre si sveglia e Belen si sveglia, sono veramente cavoli. Quindi ragazzi, Ronaldo Junior, prego, mettiti pure all'azione. Adesso faccio uno scherzo epico. Scherzo epico finito male. Taglio i capelli alla mia ragazza. Ronaldo Junior, se ti salve ce l'ho io, non te la sei di. E poi questo, raga, taglia bene, vi assicuro, taglia bene. Ragazzi, direi che è andato tutto a posto, Ronaldo Junior. Ragazzi, ovviamente, non fatelo a casa. Non vi azzardate ad andare alle vostre mamme di notte e tagliarle tutti i capelli con questo, perché in questo caso avreste tutta la mia stima. Scusate, ho detto tutta la mia stima, ho detto non lo fate.
No, ragazzi, se questo video un giorno dovesse arrivare a 10.000 mi piace, taglierò con questo i capelli a mia madre, ve lo giuro. Sto aspettando Albert che venga qui perché ovviamente dobbiamo andare a scuola. Ma prima, ragazzi, sento Belen gridare. Non mi dire che se ne è accorta. Ronaldo Junior, ragazzi, siete pronti? Questa immagine, questo video potrebbe seriamente provocarvi dei danni cerebrali. Ronaldo Junior, Ronaldo Junior, cosa hai fatto? Oh mio Dio, è pelata. Ragazzi, è pelata. È pelata, fottutamente pelata. Ronaldo Junior, non ci credo, l'hai fatto davvero. Guardatela, ma ci credete? È pelata, Ronaldo Junior l'ha fatto davvero. Non pensavo che poi non... Come fai a non svegliarti se uno ti tira tutti i capelli? È come una palla da biliardo. Facciamo una foto. Che... Io pensavo non lo facesse così, ragazzi. Cioè, pensavo gli lasciasse qualche capello. Ragazzi, vi prego, guardate Ronaldo e Ronaldo Junior. Sono basiti di fronte a quello che sta dicendo Belen. Belen dice: non è possibile, chi cazzo è stato a tagliarmi i capelli a zero? Guarda Belen, sarà stato papà. Papà, sei stato tu? Ragazzi, vi giuro, guardate così come stanno proprio Ronaldo e Ronaldo Junior. È da stendersi dalle risate. Io non pensavo, ragazzi, che Ronaldo Junior seriamente lo facesse. Cioè, pensavo stesse scherzando o pensavo che li facesse come Ronaldo Junior. Ma non pelata, come se ci avesse tipo una malattia degenerativa, come se fossi un nazi skin. Se ci sono delle ragazze, come vi sentireste se Ronaldo Junior vi tagliasse tutti i capelli o se ve li tagliassi tutti io? Ragazzi, la situazione è questa. Belen è impazzita, vuole picchiarmi. Papà, aiuto, Belen è impazzita. Ma non sono stato io, è stato Ronaldo Junior. Guarda, c'ho io il rasoio. Ce l'ho io. Guarda, mette pure un rumore, sono io. Non è possibile. Ronaldo Junior, papà, e mi venire ad aiutare. Aiuto, papà, perché sei lì? Aiuto, devo scappare a scuola. Lascio voi con me. C'è Belen che mi segue per tutto il giardino. Mio Dio, tra i cespugli. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e vedete un bel pollice in su. Se il video vi è piaciuto, e se vi è piaciuta anche l'azione di Ronaldo Junior, di tagliarle dai capelli a zero. Vi ricordo in descrizione le maglie ufficiali dei nostri mitici CR7 e Ronaldo Junior in super edizione limitata fino al 1° aprile, ragazzi, quindi fino a Pasqua, quindi andatele a vedere che vi aspetto. Vi ricordo che se volete essere salutati da Ronaldo Junior, come sta facendo lui adesso che va qui su Instagram, oh, me devi lasciare sta, per vedere altri spoiler sui prossimi episodi e per essere salutati da me in tutti i prossimi video. Io vi ringrazio ancora tutti per la visione, come cozzo, ragazzi, e ricordate, capelli a zero sempre. E ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao.